parleremo di un po' la frustrazione, saremo praticamente nella piazzetta di ricerca all'ex Coin, davanti al via Marconi, davanti al giornalaio e davanti al supermercato, al fiorista, insomma, e lì con un'automoteca messa a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, che ringrazieremo sempre per il supporto, e con i medici, il dottor Morucci e il dottor Boravia, e poi dopo parlerà anche il dottor Mandarello per quanto riguarda il centro trasfusionale. Che cosa faremo? Faremo subito un prelievo di sangue per entrare in banca dati. Con un piccolo prelievo di sangue viene appunto analizzato e noi ci stiamo cercando il tipo giusto, cioè il tipo giusto che potrebbe salvare una vita su 1 a 100.000 potresti essere proprio tu. Questo è lo slogan di Match Centenario di quest'anno. Poi altra cosa, ecco, dopo un mese queste persone saranno in banca dati e a me mi ha sempre tanto emozionato anche la mamma di un bambino trapiantato quando lo sono venuta a sapere, logicamente non lo sai, che c'è una banca dati che non dà soldi, ma rilascia vita, cioè persone che si sentono in questa banca e che gratuitamente e anonimamente donano il midollo osseo per chi ne ha bisogno. E questa cosa mi ha sempre molto molto emozionato e ringrazio l'IBMDR e chi l'ha fondato per essere qui a Viterbo, che poi sono, non a Viterbo, qui in Italia, che poi sono due papà, Mario Bella e Renato Picardi, che hanno dato l'anima perché anche in Italia ci fosse appunto una banca dati dei donatori di midollo osseo. E tra tante di queste persone, io questa manifestazione, noi insomma nel Lazio la vogliamo dedicare a Fabrizio Fizzi, perché voi tutti sapete che purtroppo è venuto a mancare e l'anno scorso era proprio testimonial di questa manifestazione con Match Centenario a lui, perché lui ha donato effettivamente il midollo osseo. Ora la sua sorellina, come la chiamava lui, si è sposata 4-5 giorni fa, una settimana fa, scusate, non dopo Santa Rosa, ma pare un secolo, invece proprio una settimana fa, e sarebbe dovuto essere il suo testimone di nozze, ecco, e purtroppo la vita è andata così, però noi lo ricordiamo e vogliamo dedicargli, tutta la giornata sarà per lui, perché anche ci ha aiutato, ha fatto tantissimo, perché praticamente donando il midollo osseo i media si sono scatenati, hanno fatto quello che dovevano fare, l'hanno pubblicizzato e ci ha mandato tanti donatori. Ma mai quanti, ve lo giuro, da quando tutti hanno saputo della sua morte, poi questo gesto è stato ancora più rilevato. Dunque io credo che si meriti veramente il paradiso per Fabrizio Fizzi. Noi siamo felici e contenti però di avere anche due testimoni attivi di carne rossa che sono qui vicino a noi, che sono molto in salute, che anche loro con un piccolo gesto possono contribuire a salvare una vita. Dunque ringrazio veramente tanto tanto Alberto Mezzetti e Massimiliano Urbani per la loro vicinanza e presenza a questa cosa. Devo dire che per me loro rappresentano i ragazzi, quelli giusti, il tipo giusto di Viterbo, no? Perché l'hanno letto, l'abbiamo sempre guardato, bravo ragazzo, nostrano, nostro, proprio della nostra Viterbo. E Alberto invece l'abbiamo ammirato in televisione, quando tutti magari ecco, in quella casa facevano chissà che cosa, lui sempre signore, carino, educato, gentile, tutto. E praticamente ecco, la vita è un po' bella, la gioventù bella della città. Grazie. Ecco, poi grazie. Per qualsiasi altra cosa sono a disposizione. Grazie. Grazie Paola, li hai citato? Non ho detto una cosa, noi il giorno faremo i prelievi di sangue, ma dall'anno scorso, Giulio, c'è anche un'altra modalità per prendere il DNA, e che è questo kit salivare, ok? Dunque, questo lo useremo nelle scuole, in quanto abbiamo avuto anche un incontro con i vertici scolastici e abbiamo firmato un accordo per l'alternanza scuola
torneremo la settimana dopo, grazie anche al supporto del Centro Trasfusionale di Viterbo, con un medico, e faremo solo ed esclusivamente il kit salivare. Ma grazie ai presidi che poi ecco, ci hanno messo. L'anno scorso abbiamo provato in due scuole e è venuta benissimo. 60 ragazzi si sono utilizzati, e poi specialmente anche scuole tipo quella di Montecascone, che sono tutte persone che vengono da Acqua Pendente, che vengono da San Lorenzo, no, cioè mi puoi dire vieni a Viterbo, fai il prelievo, insomma diventa problematico. Con questo brush, appunto, con questo kit salivare, abbiamo risolto veramente tanto, e equivale alla stessa tipizzazione che viene fatta con il sangue. Questo sosteniamo. Sì, ecco, noi tutti i donatori sono dai 18 ai 35 anni di età, in buona salute, chiaramente persone in buona salute, ma anche quel giorno ci saranno medici su un peso superiore a 50 kg, non devono essere portatori sani di anemia mediterranea, e rimangono nel registro fino a 55 anni di età. Ecco, questa è la. C'è un'eventuale possibilità che poi anche dopo la soglia dei 35. Sì, tu rimani in banca dati, no? Fino a che quando il donatore non vuole essere cancellato, perché io per carità oggi mi faccio il prelievo e entro fra 10 anni dico a me sono quella banca dati, forse non mi sento più di fare questo gesto, lo dici e vieni automaticamente cancellato. Oppure viene richiamato, rifatte tutte le analisi, perché un donatore che si tipizza oggi a 20 anni chiaramente non avrà, fra 20 anni può darsi pure che io gli auguro una buona salute, però può darsi pure che dopo 20 anni siano anche mancate le possibilità che io diventi donatore, perché magari mi è venuto un diabete, c'è avuto un problema di tiroide, in quel momento magari ho anche un incidente, troviamo persone incinte. Chiaramente diciamo io adesso sono proprio incinta, allora ecco perché bisogna essere tanti, capito? Perché già la compatibilità è 1 a 100.000, più c'è anche l'età. Sempre di più. Sì, però il donatore diciamo ideale è quello che va dai 20 ai 30, 40, 40 anni di età, diciamo, ecco, perché la cellula staminale mucoliechica che poi andiamo a prendere, più è giovane e più attecchisce meglio sul paziente. Cioè, tutti possiamo fare un trapianto, cioè fratello e sorella che se lo donano volontariamente fino a 70 anni, se tu sei in buona salute, io lo puoi donare. Però dopo dobbiamo andare anche a vedere la qualità della vita del paziente. Okay? Se la cellula staminale è giovane, la qualità del trapianto viene meglio, la qualità di vita del paziente sicuramente è tutta in discesa adesso. Prima era tutta in salita perché chiaramente con la malattia, ma adesso dopo è tutta in discesa, diciamo.